Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la grande storia di Roma. Nello scorso video, ormai più di 2 anni fa, ci eravamo lasciati con il Cesaricidio, ovvero la morte di Giulio Cesare, avvenuta alle Idi di marzo del 44 a.C., atto che potremmo definire come il momento conclusivo dell'esperienza della Roma repubblicana. Di lì in avanti, infatti, i cambiamenti saranno irreversibili e grazie all'ascesa al potere di Ottaviano avremo la trasformazione completa di Roma da Repubblica ad Impero. Ad ogni modo, la morte di Cesare è un fatto importantissimo, un momento determinante nella storia di Roma. Ed è stato preso in questa serie come l'atto conclusivo della prima stagione dedicata alla Repubblica e il momento iniziale della seconda stagione dedicata all'Impero. Detto questo, non mi perdo in altre chiacchiere perché sono passati anche 3 anni dall'ultimo video e cominciamo subito con l'ascesa politica di Ottaviano, futuro Augusto. Dopo la morte di Giulio Cesare, Marco Emilio Lepido, ex pretore nel 49 e governatore di Spagna tra il 48 e il 47, incarichi che aveva potuto ricoprire grazie alla copertura politica offertagli da Giulio Cesare e Marco Antonio, luogotenente dell'ex dittatore ed erede in un certo senso dell'esercito di Cesare, esercito che aveva potuto ereditare grazie alla riforma dell'ordinamento militare di Gaio Mario, che aveva trasformato l'esercito da volontario a professionistico. L'esercito, insomma, era un esercito mercenario, fedele prima al proprio comandante, ovvero chi li pagava, e poi, in seconda istanza, a Roma. L'esercito era fedele a Roma, insomma, nella misura in cui il suo comandante era fedele a Roma. In questo momento Marco Antonio era poco fedele a Roma. Marco Antonio era molto fedele invece a Cesare. Gli aveva dei progetti per Roma. Voleva trasformare Roma in una monarchia di stampo orientale. Questo poteva essere un problema. Di certo il Senato non approvava una simile decisione, anche perché la trasformazione di Roma da Repubblica a Monarchia Orientale significava esautorare da ogni incarico possibile il Senato e quindi la perdita di poteri e privilegi dei senatori. Ad ogni modo, l'uomo politico, Lepido, e l'ambizioso comandante militare, Antonio, si alleano insieme per vendicare la morte di Cesare. Stringono un'alleanza militare volta ad eliminare i cesaricidi e, frutto di questa alleanza, sarà la nomina a pontefice massimo di Lepido. Il pontefice massimo era la più alta carica religiosa, aveva numerosi incarichi, numerosi privilegi e soprattutto numerosi doveri, ma, cosa più importante, aveva una sorta di controllo assoluto del diritto romano e questo sarà determinante per i fatti che verranno più avanti. L'alleanza tra Marco Antonio, che era già visto come una minaccia dal Senato, e Lepido, un importante uomo politico, viene vista come un'ulteriore minaccia dai senatori, i quali sono così costretti a dover trovare una soluzione, a dover rimediare. E la soluzione più immediata, più efficace che viene in mente loro è quella di privare Antonio del suo esercito. Esercito che Antonio aveva ereditato da Cesare, e quindi la soluzione più ovvia per il Senato è quella di schierare in campo un nuovo giocatore, una nuova pedina, un nuovo erede di Cesare. Questo nuovo erede di Cesare sarà Gaio Giulio Cesare Ottaviano, erede materiale delle ricchezze e dei tesori di Giulio Cesare e anche dei suoi debiti, che all'epoca era molto giovane e, secondo le idee del Senato, facilmente manipolabile, poteva essere quindi utilizzato per distruggere l'esercito di Antonio dal suo interno, creare una rivalità, una conflittualità fra Antonio e Ottaviano per distruggere il possente esercito di Antonio e quindi riprendersi il controllo della forza militare e di conseguenza il controllo di Roma. Il Senato però non aveva preso in considerazione un dettaglio: Ottaviano era molto scaltro e decisamente più incontrollabile di quanto potessero immaginare. Ottaviano giunge in Italia su richiesta del Senato, alleato del Senato contro Lepido e Marco Antonio. Successivamente, grazie ad un incontro avvenuto a Bononia, ovvero una colonia romana che poi sarebbe diventata Bologna, con Antonio e Lepido, Ottaviano si accorda. Vi è un accordo privato tra 3 uomini, vi è un nuovo triumvirato, ma
Diversamente dal primo triumvirato, questo non sarà destinato a restare un accordo privato per molto tempo. Infatti, il 29 novembre del 43 a.C. verrà varata la Lex Tit. Questa legge sarà molto importante perché conferirà ufficialità all'accordo, al patto di Bologna. I suoi membri, ovvero Ottaviano, Lepido e Antonio, diventeranno triumviri, rei, pubbliche, costituende, consulari, potes, ovvero triumviri per la costituzione della Repubblica con potere consolare. Un titolo molto lungo, molto complicato da pronunciare per chi non ha studiato latino, ma estremamente importante, poiché a questi tre uomini era conferito il potere di quelli che erano stati in passato i consoli. Ma cosa più importante, la carica di triumviro aveva una durata quinquennale, quindi 5 volte più lunga di un normale consolato, che come sappiamo aveva durata annuale. Va detto che il Senato cercherà di opporsi a questo accordo, prima privato e poi ufficializzato, tra Ottaviano, Antonio e Lepido, e per farlo manderà in campo i due consoli per il 43 a.C., ovvero Irzio e Penosa, che si scontreranno effettivamente contro Antonio e Ottaviano, ma verranno rapidamente sconfitti e l'accordo potrà diventare effettivamente legge, ufficializzato proprio dal pontefice Massimo Lepido. Ma comunque andiamo avanti. La gerarchia interna del triumvirato viene a manifestarsi in maniera estremamente rapida. Vi è una forte rivalità fra Antonio e Ottaviano. Antonio era l'erede di Cesare, che si era conquistato l'eredità sul campo e quindi la fedeltà dei soldati. Ottaviano era l'erede materiale di Cesare, che aveva ereditato il suo oro e che poteva pagare l'esercito. E questa rivalità metterà in secondo piano Lepido, che era semplicemente l'uomo politico, che poteva fare affidamento, certo, su una piccola guarnigione dell'esercito romano, era molto influente sul piano politico, ma militarmente parlando aveva un ruolo estremamente secondario. E la natura secondaria del triumviro Lepido diventerà particolarmente evidente nel caso specifico della battaglia di Filippi, che potremmo considerare l'atto conclusivo dell'annichilimento dei cesaricidi, poiché nel corso della battaglia di Filippi, come noto, Ottaviano e Antonio sconfiggeranno l'ultimo nucleo di cesaricidi rifugiatisi in Grecia. E mentre Antonio e Ottaviano combattono e sconfiggono gli ultimi cesaricidi, Lepido viene lasciato sostanzialmente a Roma. Dopo la battaglia di Filippi, l'assetto politico di Roma è abbastanza definito. I tre triumviri si sono definite le varie sfere di influenza. Antonio ha assunto il controllo sull'Oriente, Lepido dell'Africa e Ottaviano dell'intero Occidente. Nel 38 però ci sarà una revisione, potremmo dire, delle sfere di influenza e delle aree controllate. Questa revisione sarà frutto di un accordo privato preso fra Ottaviano e Antonio nel 40 a.C. a Brindisi, dopo la pace di Brindisi, e in questi accordi Antonio rinunciava al controllo sulla Gallia, che aveva contribuito a conquistare, per ottenere il pieno controllo dell'Oriente, e dall'altra parte Ottaviano invece otteneva il monopolio totale su tutti i territori occidentali, dall'Illirico all'Italia alle Gallie, insomma, mentre a Lepido restava il controllo dell'Africa, che all'epoca coincideva sostanzialmente con l'attuale Libia e si estendeva di poco verso est e verso ovest. Ad ogni modo, quando nel 38 verranno rinnovati gli accordi del triumvirato, Ottaviano era impegnato in uno scontro militare e politico per il controllo della Sicilia contro Sesto Pompeo, erede di Gneo Pompeo, che lo avrebbe tenuto impegnato tra il 39 e il 36 a.C. Nel corso di questo scontro per il controllo della Sicilia, Ottaviano chiederà l'aiuto di Lepido. Lepido però si dimostrerà un alleato non particolarmente fedele, arriverà a trattare direttamente con Sesto Pompeo, tradendo in un certo senso Ottaviano, e questo tradimento si ripercuoterà sulla fedeltà dell'esercito, che abbandonerà sostanzialmente Lepido in favore di Ottaviano, costringendo Lepido a dover implorare il perdono di Ottaviano affinché possa essere lasciato in vita. Ottaviano si dimostrerà abbastanza clemente, permetterà a Lepido di continuare ad esistere nel mondo reale, a patto che si ritiri dalla scena politica. E così nel 36 a.C., con la fine della guerra tra Ottaviano e Gneo Pompeo, Lepido si ritirerà a vita privata nel Circeo, dove sarebbe rimasto fino alla morte avvenuta nel 12 a.C.
L'uscita di scena dal piano politico di Lepido segna un punto di rottura e un punto di forte tensione. Il triumvirato ora è composto da soli due membri, ovvero Ottaviano e Marco Antonio. E va detto che, per quanto il ruolo di Lepido fosse secondario sul piano militare, sul piano politico era centrale e la sua presenza negli accordi del triumvirato era determinante alla sopravvivenza stessa del triumvirato. Lepido era l'anello di congiunzione fra Antonio e Ottaviano, era l'uomo che impediva ai due eredi di Cesare di entrare in guerra e in conflitto tra di loro. E ovvia conseguenza dell'uscita di scena di Lepido dagli accordi del triumvirato sarà proprio lo scontro fra Antonio e Ottaviano. Le tensioni, come abbiamo detto, iniziano a crescere, iniziano ad aumentare, la divisione territoriale influisce non poco. Ottaviano conquista successi su successi combattendo contro i pirati dell'Illirico. Dall'altra parte Antonio combatte i parti e, mentre da una parte combatte per Roma, dall'altra abbandona sistematicamente la tradizione e i costumi romani per adottare sempre di più i culti orientali. Antonio, come abbiamo già detto, aveva già ambizioni orientalistiche e la vicinanza a Cleopatra e l'essere stato relegato sostanzialmente all'Oriente e all'Egitto farà sì che questa ambizione orientalistica cresca sempre di più, al punto che nel 33 a.C., nel momento in cui terminerà definitivamente il triumvirato, Antonio non sarà più considerato come un romano ma un egiziano, un erede della dinastia tolomeica, e l'atto definitivo, la goccia che farà traboccare il vaso e romperà definitivamente qualsiasi sorta di alleanza tra Antonio e Ottaviano, sarà la decisione di Marco Antonio di lasciare in eredità possedimenti romani in Oriente ai figli di Cleopatra. Questa decisione provocherà l'ira del Senato, che vedrà in Antonio un traditore e in Ottaviano invece il campione della tradizione romana. Ne segue un lungo scontro militare tra Ottaviano e Antonio che si concluderà, come è noto, nel 31 a.C. con la battaglia di Azio. Nella battaglia di Azio le truppe al servizio di Ottaviano sconfiggono definitivamente le truppe di Marco Antonio e in Egitto Antonio e la sua compagna Cleopatra decideranno di togliersi la vita. C'è un video da qualche parte in cui parlo della morte di Antonio e Cleopatra, vi invito a recuperarlo. Per quanto riguarda Ottaviano, egli è ormai diventato il padrone assoluto dello Stato romano, signore indiscusso di tutti i possedimenti romani, poiché aveva di suo il controllo sull'Occidente, dall'Illirico alle Gallie. Aveva strappato a Lepido il controllo dell'Africa. E ora, sconvincendo Antonio, aveva ottenuto anche il controllo dell'Oriente. E la prima decisione presa da Ottaviano in Oriente sarà quella di togliere ogni privilegio all'Egitto, che perderà la sua autonomia e la sua indipendenza, venendo trasformato in una provincia imperiale, ovvero in una provincia occupata militarmente, e successivamente il Senato conferirà ad Ottaviano numerose onorificenze e numerosi privilegi che permetteranno ad Ottaviano sostanzialmente di governare quasi indisturbato. Ottaviano può governare indisturbato perché, facendo affidamento sull'appoggio popolare, sul consenso popolare e sul supporto politico del Senato, egli è visto dalla maggior parte di Roma e dei romani come il protettore, potremmo dire, di Roma e della romanità. La sua vittoria su Marco Antonio è interpretata come una vittoria dell'Italia e della tradizione romana sulla minaccia esterna, rappresentata dall'orientalismo, dall'Oriente. Insomma, Ottaviano, facendo leva su quelli che potremmo definire come dei sentimenti puramente nazionalistici, è considerato il grande eroe di Roma e atto conclusivo della escalation politica di Ottaviano sarà il conferimento da parte del Senato della carica di dittatore a vita. Carica che era già stata offerta a Giulio Cesare e che aveva portato alla morte di Giulio Cesare, e Ottaviano, da uomo brillante e lungimirante qual era, rinuncerà a questa carica, rinuncerà a questo incarico e successivamente il 16 gennaio del 27 a.C. restituirà a Roma, restituirà al Senato del popolo romano tutti i poteri straordinari che aveva accumulato nel corso delle campagne contro Antonio. Insomma, Ottaviano si priva volontariamente di ogni privilegio, di ogni potere, restituendo il controllo politico e militare dello Stato romano
al Senato, restaurando paradossalmente la Repubblica così com'era prima dell'inizio delle guerre sociali e poi delle guerre civili. Insomma, Ottaviano è considerato un eroe straordinario per Roma, ma questa sua decisione si sarebbe rilevata in realtà come un'astusa scelta politica. Infatti, in cambio della restituzione di questi privilegi, Ottaviano riceverà dal Senato l'onorificenza di Augustus. Augustus significa infatti degno di venerazione e si fonda sul consenso universale del popolo e del Senato, elemento che gli aveva permesso di governare fino a quel momento e che gli permetterà di governare fino alla sua morte. Oltre al titolo di Augustus, Ottaviano riceverà anche una serie di incarichi e di privilegi politici, come ad esempio la possibilità di utilizzare il titolo di princeps, ovvero di primo cittadino, e gli fu garantito il diritto di poter condurre trattati di pace con qualsiasi popolo straniero o la possibilità di dichiarare guerra a qualsiasi popolo straniero. Gli fu inoltre affidato un consolato con summa potestas che aveva una dignità superiore a qualsiasi altro consolato. Detto più semplicemente, il consolato di Augusto era superiore agli altri consolati e quindi aveva diritto di veto sulle decisioni degli altri consoli, ma non era soggetto al veto degli altri consoli. Insomma, un consolato straordinario quello di Ottaviano. La concentrazione di tutti questi privilegi nelle mani di Ottaviano Augusto segna per la storiografia la fine della Repubblica e l'inizio dell'impero augusteo, facendo di fatto di Ottaviano il primo imperatore della storia romana e, anche se per molto tempo non è stato considerato dagli storici come un imperatore, ma semplicemente come Augustus, e di fatto il titolo di Augustus sarà poi ereditato da tutti i successivi imperatori romani, di fatto Augusto ha fondato un principato, ha fondato una monarchia, ha fondato l'impero, svuotando lentamente dall'interno le varie istituzioni repubblicane e assumendo progressivamente il pieno controllo dello Stato romano. Ottaviano Augusto è diventato il primo imperatore. Roma ha concluso la sua parentesi splendente di Repubblica e si appresta ad iniziare una nuova esperienza altrettanto splendente di età imperiale. Il fatto che Ottaviano e gli imperatori romani vengano classificati, vengono definiti come Augustus e non come dei monarchi, come dei sovrani, segna ancora una volta la natura innovatrice di Roma, il cui sistema politico fondamentalmente era una monarchia, ma di fatto non lo era ancora. Grazie a tutti per aver guardato questo video, mi rendo conto che è stato un po' più lungo del solito, cercherò di tagliarlo il più possibile. Se il video vi è piaciuto vi invito a condividere, commentare e mettere mi piace. Se avete delle domande mi raccomando potete lasciarle nei commenti qui sotto. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i social network, trovate tutti i link in descrizione e sempre in descrizione trovate il link all'articolo completo sull'ascesa al potere di Ottaviano Augusto online proprio da oggi. Grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo video. Triumviri, rei, pubbliche, costituende, consulari, potesta, ovvero triumviri per la costituzione della Repubblica con potere conservativo.